Ciao bambini, come state? Siete pronti a scoprire qualcosa di più del vostro quartiere? La tappa di oggi è dedicata a uno dei bellissimi murales che si possono vedere per le strade di Prima Valle. Questo murales si chiama Il peso della memoria, un titolo molto importante. E raccontarci la sua storia sarà Maurizio. Vi ricordate di lui? Ci ha accompagnato nella nostra passeggiata a febbraio durante il nostro laboratorio. Ecco, Maurizio, che conosce tutti i segreti e le storie di Prima Valle, ci racconterà il suo significato, che cosa rappresenta e anche chi c'è tra le persone che si possono vedere in questo murales. E allora ascoltiamo Maurizio. All'altezza delle poste di via Federico Borromeo, all'angolo con via Bonelli, sorge uno dei murales più importanti che abbiamo realizzato, che si intitola Il peso della memoria. È stato fatto dal collettivo FX e rappresenta l'albero genealogico del quartiere, ma al contempo è dedicato ai diritti. È rappresentato l'equilibrio storico, di riferimento culturale per tutti noi, per la nostra comunità. C'è una grossa bilancia che si ripropone quasi all'infinito, una bilancia a contrappeso, dove da una parte e dall'altra a tenere in equilibrio le persone vi sono altre persone. Sono tutti personaggi che vivi, morti, conosciuti, meno conosciuti, hanno dato tanto a tutti noi. Il personaggio più grande, quello che tiene la prima bilancia, è Giuseppe Tanas, un ragazzo che è stato ucciso dopo uno sciopero alla rovescia. Gli scioperi alla rovescia sono fondamentali per la storia del nostro quartiere. Tanto tempo fa i nostri genitori, i nostri nonni, si sono rimboccati le maniche e sono andati a fare quei lavori che le istituzioni tardavano a fare. Strade, case, piazze. Dopo ci sono altri personaggi. C'è Andarella Bracci, ci sono degli operai che hanno costruito le prime abitazioni e che hanno partecipato agli scioperi alla rovescia. C'è un artista che faceva parte del nostro collettivo e che è morta poco tempo fa, Sabrina Carletti. Ci sono dei sindacalisti che hanno aiutato gli occupanti e anche le persone che conosciamo a risolvere alcune problematiche. Ci sono maestri di strada, ci sono insegnanti. Forse anche delle persone che conoscete, come il commerciante del mercato di Prima Valle Primo, Massimo. Ci sono dei personaggi che sono stati segnalati da realtà molto belle, come ad esempio il Pineto United, che è una scuola di calcio composta soprattutto da migranti e che porta avanti la tradizione del calcio popolare nel nostro quartiere. Avete visto quante cose e storie interessanti si nascondono dietro un murales? Bene, ora siete anche voi capaci di riconoscere i personaggi rappresentati in questo murales. E sono proprio i personaggi del quartiere, quelli che hanno fatto la storia di Prima Valle. Ora è il tempo di rispondere a tre semplici domande. Dopodiché sarete pronti a ricevere l'attestato di guida turistica di Prima Valle. Sono molto curiosa di leggere le vostre risposte. A presto, ciao!